Lo devo iniziare. Allora andiamo in centro e risolviamo subito con Marco. Hey MJ. Ragazzi, è meglio se venite subito giù in centro. Siamo sopra Brooklyn. Jameson ha mandato te per il Bugle. E ancora non ci credo che Tripla J è il tuo nuovo capo. Un direttore davvero adorabile. Non ci metterai molto a farti rispettare. Che mi dici di Marco? Ormai sono anni che non lo vedo. Secondo i testimoni correva lungo la Broadway urlando frasi sconnesse. Sembrava furibondo, paranoico e confuso. È come esploso. Ma cavolo, dobbiamo riuscire a calmarlo. Ho già visto persone così fuori controllo. State attenti. Per fortuna ci sono due Spider-Man. Forza e coraggio. Grazie, MJ. Usiamo le nostre nuove invenzioni? Non esiste. È a stento un prototipo. Va testata. Le hai portate, vero? No comment. MJ non scherzava! Se non lo fermiamo farà male a qualcuno! O a se stesso! Si sta scaldando! Forse ha fame? Potrei lanciargli una merendina! Stavolta è proprio fuori controllo! Dobbiamo fermarlo! Dimenticavo quanto fa male la sabbia! Quei detriti! Qual è il piano? Tienilo impegnato! Ho un'idea! Oh, cavolo! Ancora arrabbiato dopo tanti anni, Marco? Prova un po' di yoga! Deve essere più tipo da Morantes. Bella idea! Non ho detto che era buona! Speravo in una giornata normale. Insegnare fisica, fare due chiacchiere imbarazzanti in sala professore. Se penso io andrà tutto bene! Aiuto! Spider-Man, vuoi firmare per questa consegna? Pacco in arrivo! Ci sono! Ce l'ho! Sa fare dei mini me! Voglio farlo anch'io! Ho salvato Mr. Vertigini! Ma non prima che mi vomitasse addosso!
Non è l'unico! Anche Sandman ha rigurgitato degli amichetti! Sul serio? Può farlo? Così pare! Mi serve qui! Scusi, chi parla? Preside Evans. Ma certo, presidente. Degli studenti hanno evacuato le. Lei dov'è? Signor Parker! Ho solo dimenticato una cosa in macchina! Cosa è stato? Niente, sto solo... Voglio dire, sto tornando giusto ora! Torni subito qui, deve badare agli studenti. L'avviso! Qui si mette... Ci sono quasi. Come andiamo? Miles ha chiamato la preside. Oh no! Sarò espulso? Ehi, tu hai solo saltato una lezione! Io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza! Sì, sei fregato! Sandman! Ho sempre odiato quel nome. Lo so che ce l'hai con me! Non ha niente a che vedere con te! Lasciami stare! Voglio aiutarti! Ma prima devo farti male! Contento di rivederti. Già, non è un tipo nostalgico. Chi tenta di fermarmi morirà. È testardo. Dobbiamo essere più convincenti. Come? Detesta l'acqua e ha già le spalle bagnate. Scommetto che non è un grande fan dell'elettricità. Perspicace. Mentre mi carico. Io intanto tengo aperto il rubinetto. È stordito! Colpiscilo! Chi ha urinato dell'acqua? Occhio, Spider-Man! No, 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 no! Ci sei? Più o meno! Pensavo di averti perso! Oh, non ti libererai di me! Ora sta a Genki aiutarci! Genki, ci sei? Cosa? È pazzesco! Lo so, ma ascolta! Ci serve un'enorme fonte d'acqua a Wall Street! Ok, controllo le mappe. Pensa. Anche tu, signor Parker. Contaci! Aspetta, cosa? Lui lo sa! Genki sa tutto! E a lezione ci siamo comportati in modo strano? Una maledetta scuola per piccoli geni! No!
avvicinarmi. Solo una vita normale, come chiunque altro. Non è questo il modo, Marco. Per uno come me, non c'è altro modo. Ora stiamo esagerando. Pete, che è successo? Sono finito fuori. Tu continua a salire, ci vediamo in cima. Quel serbatoio d'acqua è l'unica speranza. Posso solo salire. Fa parecchi danni per essere da solo. Dove sei, Pete? Torna! Resta dentro! Oh, sarà impegnato. Ci serve quel serbatoio d'acqua, altrimenti... Continua così, Miles. Solo una vita normale. Non è troppo tardi! Ora è tardi. Oh, cavolo! Pensa che io... Ascolta, con la preside ci parlo io. Ora New York ha bisogno di te. Grazie, mamma. Sii prudente. Fiero mio. Come dice mamma, non posso deludere New York.
evacuazione, Marco! Non mi importa. Se parlassi di questo nel mio saggio, andrei in qualsiasi college. Spider-Man ci andrebbe. Giusto, non divagare, Miles. Concentrati. Come andiamo, Spider-Man? Ci sono quasi! Il serbatoio è nostro! In realtà, ora è suo! Ehi, scusa! Che mi sono perso? Vuole mangiarmi! No! E diamogli da bere, invece! È fatta! L'ultimo aggiornamento della tuta non era stabile, ma ora o mai più! Le ali di ragnatela! Funzionano! Non è ancora finita! Marco è alla spiaggia del Molo 4! Cosa combinerà con tutta quella sabbia? Beh, lo ha appena fatto! Mi servi subito, Miles! Sì, lo vedo! Sono dietro di... Miles! Miles! Oh, che cosa mi sono cacciato! Datti una calmata, Marco! Degli innocenti sono in pericolo! Ti preoccupi solo per loro! Nessuno ascolta Marco! Ma tutti dovranno ascoltare Sandman! Miles, l'unico è il solo. Hai qualche idea? Sì, comincia la lezione. In classe? La tempesta di Marco sta generando molta elettricità. Che succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Folgorite! Come quando ho folgorato i mini Marco! 10 e lode! Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro! Vuoi farmi colpire da un fulmine? Pensi di farcela? Non resta che scoprirlo! E non farmelo rifare! Dimmi, come pensi di deviare un fulmine? L'hai detto tu! Con i nostri giocattoli!
sabbia ovunque. Marco, andrà tutto bene. Le cose non vanno bene da tanto tempo. Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Siete voi due che ne avrete bisogno quando vi cercheranno. Di chi parla? Con l'età sei diventato lento, Sergei. Un destino che tu non dovrai affrontare. Sono stato la tua ombra per ore e tu non hai notato nulla. Patetico. Chiesto un degno rivale. E questo è ciò che mi portate. Signore, e se provassimo a cambiare terreno di caccia? Accendete i fuochi. Inizia la grande caccia.